Ci stai piombato. Buongiorno a tutti, ci troviamo alla Lega Navale di Napoli per il primo memorial Antonio Cennomo. Signori, buongiorno a tutti, ci troviamo al primo memorial Antonio Cennomo, conosciuto da tutti come Tonino il Nasone. Intervistiamo un attimo Dario, uno degli organizzatori. Insieme a Giorgio, parole, Giorgio. Insieme a Giorgio, Giorgio! Adesso ci raggiunge per spendere due parole in generale. Vabbè, non è una gara, teniamo a precisare che non è una gara, ma è un memorial e quindi è il piacere di stare assieme e di ricordare un grande uomo del mare che era fantastico, certo, tutti certo. Noi lo conoscevamo. In primo certo. Luogo il Pasquale, il nostro uomo della Lega Navale, che era un grande amico fraterno. Benvenuti. Adesso andiamo a intervistare anche Pasquale, due parole su Tonino, per questo Tonino, memorial. Avete fatto una cosa eccezionale, bravi, complimenti anche a Tonino, veramente ce lo porteremo sempre nel cuore. Chi è possibile dimenticarlo, il famoso Nasone. Certo. Grazie. Ragazzi, intervistiamo altri componenti che prenderanno parte a questo primo memorial di Antonio Cennomo. Alla mia sinistra abbiamo Salve. Simone, che tutti conoscono, ormai accompagna i campioni alle gare. Sì, sì. Barcaiolo scelto di preferire di essere conosciuto per qualcos'altro, però non fa niente, ma anche dai. Grande pescatore, attenzione. E sulla messa Prisco, Patrizio, poi abbiamo Patrizio. Ragazzi, Patrizio Pescatore, penso Pescatore. Che qualcuno lo conosce. Credo che qualcuno ha conosciuto di noi qui, che ha conosciuto Tonino, a parte me, chiaramente. Se vogliamo spendere due parole sul uno mai, di noi, come, uno di noi, sì, uno di noi. È uno di noi. Una vita a mare adesso. Quindi, giusto ricordarlo. Io posso dirti che io sono stato con lui fino alla fine, perché io ero con lui quella mattina e l'ho ritrovato, quindi il mio ricordo di lui è particolarmente indelebile, perché si fissa con quell'ultimo momento. Però oggi vogliamo ricordarlo per quello che è stato, maestro di tutti noi, in particolare il mio maestro e quello di tanti che sono qui oggi. Quindi dobbiamo passare una giornata in allegria nel ricordo di Nasone, di Antonio detto Nasone. Grande, grande Antonio. Grandi parole, ringraziamo questo grandissimo uomo di mare che ha assistito Tonino fino alla fine. Bravo Lorenzo! Come si chiama Mignoni?
2,95. Abbassa il braccio! Ma chiedono la trina! Bene! Allora 2,35. Però se diciamo Tonino Nasu che veramente ha fatto la storia recente e passata della pesca subacquea a Napoli. Io ho avuto la fortuna di conoscere Antonio a Mondragone nel 1990, cioè 30 anni fa, e comunque mi ha trasmesso tanto il suo modo di porsi, sempre con consigli, sempre mi ha sempre trattato come un figlio, cioè sempre stato accorto, facciamo qua, facciamo così. E mi ricordo c'era Antonio Leone che prima ho visto, ma non vedo. Antonio fece da barcaiolo a Mettonino a Mondragone ed è stata la prima volta che sono andato in acqua con i due mostri sacri della pesca subacquea napoletana. E per me è stato sempre, ogni volta che andavo a mare con loro, un arricchimento continuo. Antonio purtroppo ci ha lasciato, però ci ha lasciato, diciamo, facendo la cosa che lui più adorava. Ci addolora la cosa, ci ha lasciato sbigottiti e addolorati, però ci consola il fatto che ha fatto la cosa che a lui più piaceva, come noi, che accomuna noi e lui. Voglio... Grazie. Bravo, 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 bravo. Fonzi si è preso il suo, ragazzi. Guardate qua. Bravi! Bravi! Qua. Cicci! Qualifica. 5,35. 8,70. Complimentissimi, bravi ragazzi. Allora, io conto di organizzare tutto, Giorgio Murazzani e Dario Natale. Bravi, non ho fatto niente, ci mandiamo ad altre iniziative, ragazzi. E spero che diventi un trofeo dove potranno venire, sempre in memoria di Antonio, i Tonin. Un trofeo che potranno partecipare anche squadre extra regione, certo. E diventi un appuntamento fisso di ogni anno. Questo sarà custodito gelosamente per quanto mi riguarda presso la Lega Navale qui a Napoli e sarà un memoria. Quest'anno aggiungeremo qui la targhettina con i tre nomi dei vincitori che non si sa ancora chi sono e poi di anno in anno lo riaggiudicheremo a tutti i partecipanti. Ora, grazie a Pasquale. Secondi classificati Claudio Rizzo, Antonio Spezia. Bravi, bravi ragazzi, sì. Stefano. Grazie. Adesso questi. Grazie. Claudio. Facciamo fare la foto. Con 17.105 grammi si aggiudicano per la bellezza di 27.005 punti la vittoria. Alfonso Cubiciotto, Angelo Ascione e Andrea Mazzoni. Bravi! Sono i vincitori del titolo.
A lui un ricordo, l'altro ricordo a Rodolfo da parte di tutti noi. Bravo Rodolfo! Bravo! Rodolfo! Vincenzo, dove lo fai? Il ritubo. Sì.